Ciao a tutti ragazzi, oggi decima tappa, dopo il giorno di riposo, si riprende con un piattone, non c'è neanche una salita, sarà un arrivo in volata sicuro, occhio però alle zone esposte ai venti, ma non credo che causeranno troppi problemi. Andiamo a giocarla. Ed eccoci alla partenza di questa tappa che sarà molto veloce, mi sa questo episodio perché ci sono GPM e non c'è niente. Andiamo a mettere qualcuno a proteggere anche l'Anda perché come al solito c'è Sonic Colbert me ne segna uno, però non c'è nessuno che mi protegge. Allora dico ad Haller di proteggere Colbrelli e mettiamo qualcuno a proteggere l'Anda. Possiamo mettere Vals. Ecco qua, proteggi Michelanda. Niente, io direi che andiamo già al traguardo volante a giocarci lo sprint, sperando in un buono sprint. 3 km al traguardo volante, appunto con Colbrelli, davanti c'è una fuga di due ciclisti, Goethe e Arndt, sì, se non sbaglio Arndt. 2 km. Quindi ci andiamo a giocare 15 punti qua nel gruppo. Occhio sempre a Bennett che è il nostro rivale. Parte adesso Viviani. Mi aspettavo che partisse così prima. Andiamo a vedere di prendere qualche punticino. E in più di Bennett. 11 punti, Bennett 9. Riusciamo comunque a prenderne due in più. Buono. 10 km all'arrivo. Andiamo ad affrontarci l'ultima zona esposta ai venti e poi il traguardo. Creiamo un piccolo, come vedete ho dato il gel blu a tutti, creiamo un piccolo trenino diciamo a favore di Landa ovviamente, con Vals appunto che va a proteggere Landa, glielo diciamo per sicurezza, Moritz va a proteggermi Vals e poi facciamo anche Haller che mi protegge Colbrelli, boh, direi a posto, va bene così. Quindi ora occhio che la zona esposta ai venti dovrebbe iniziare proprio qua. Andiamoci anche noi al gel blu. Zona esposta ai venti che però boh, non sembra neanche. Dov'è Haller? Perché non mi sta proteggendo. Vabbè. Sempre senza protezione, no? Dovrebbe essere finita ora, la zona esposta ai 20. Ora dovrebbe finire. Sì, appunto, finisce adesso. 5 km e mezzo al traguardo. Quindi teniamoci nelle prime posizioni. Non troppo avanti, però quasi siamo troppo avanti, proviamo a far passare un po' di gente. Ecco di Haller non si hanno tracce. Caleb Ewan allo scoperto, attenzione. 3 km, ora bisogna rimanere molto attenti. Per ora ci siamo alle ruote di un buon velocista che è Caleb Ewan. Siamo proprio a fianco, arriva anche Sam Bennett. Il treno della De Koenig da una parte e Bennett dall'altra. Quindi buono. 1 km. Prepariamoci, andiamo che è anche in leggera discesa mi sembra. Quindi proviamo ad anticipare tutti, arriva anche Caleb Ewan con Sam Bennett, Sam Bennett che si posiziona nella nostra ruota. Non lo so perché dall'altra parte c'era Cocard. Andiamo a vedere la classifica se siamo riusciti a vincere. Ed ecco le classifiche di tappa, chiedo scusa prima che avevo detto dall'altra parte della strada c'era Cocard, invece no, era Sagan, solo mi è sembrato di vedere una maglia della B&B Hotel, invece era della Bora di Sagan, quindi vince appunto Sagan davanti a Colbrelli, terzo Bennett, quindi guadagniamo punti sulla maglia verde di questa tappa, quindi buono.
Vediamo appunto in classifica cosa cambia. Nella classifica generale ovviamente niente, rimane primo Bernal davanti a Roglic, cioè alla Philippe, noi ottavi con Landa. Maglia Pois sempre uguale, primi e secondi con Bilbao e Puls. Maglia verde, ecco che cambia perché eravamo Bennett, Colbrelli e Sagan ci scavalca e diventa primo lui. Noi scavalchiamo Bennett, quindi rimaniamo sempre secondi, e Bennett finisce terzo. Quindi Sagan a 176, noi a 171, quindi 5 punti, e poi 10 punti da noi, Bennett con 161. Nei team siamo sempre secondi e nella combattività siamo sempre primi con Bilbao. Quindi io direi che ci vediamo domani con l'undicesima tappa. Ciao ciao a tutti.